Salve a tutti, siamo con il presidente della Camera di Commercio Ciro Fiola. Presidente, come sta procedendo la Camera di Commercio dall'inizio dell'anno? Sta procedendo a passo svelto, anche se abbiamo dovuto attendere il giudizio definitivo del Consiglio di Stato perché non si sapeva quale fosse stata la sentenza, quindi si andava un po' a ranghi ridotti. Adesso c'è stata un'accelerata, ma anche nei primi 3 mesi abbiamo fatto un'attività che non si vedeva da 6-7 anni. Stiamo rimettendo la Camera di Commercio nel circuito della città e della provincia di Napoli. Abbiamo approvato una serie di provvedimenti, tra cui il bando fiere e altri due o tre bandi. Adesso ci apprestiamo a, come dire, ristabilizzare a livello anche della dirigenza la Camera di Commercio, perché ci sono degli arretrati che sono endemici, quindi adesso entreremo anche nell'ambito della riorganizzazione del personale. E quali sono i progetti e le aspettative della Camera di Commercio? Progetti, noi abbiamo un po' di tempo fa fatto un incontro con i 92 sindaci della provincia di Napoli, dove ci siamo detti che volevamo investire qualcosa sul territorio, partendo dai mesi estivi, quindi i comuni che sono interessati al turismo, fino a finire a fine d'anno. È la prima volta nella storia della Camera di Commercio che c'è questa sinergia tra le istituzioni pubbliche e la stessa Camera di Commercio.